Salve a tutti, quest'oggi voglio mostrarvi come tagliare il vetro. Innanzitutto le grandi industrie hanno dei macchinari che permettono di tagliare il vetro in modo automatico e l'operatore si occupa solo di diciamo, guidare le macchine che prendono la lastra di vetro, la posizionano sul tavolo automatico e poi diciamo, un braccio robotico con una punta effettua tutti i tagli. E poi all'operatore non resta altro che spezzare nei punti in cui è stata fatta l'incisione. Il vetro viene tagliato tramite un'incisione, sarebbe una scalfitura grazie a una punta diamantata che sarebbe in questa rotellina. Non è solo diamante, però sarà un rivestimento o qualcosa del genere. Io ho sempre utilizzato questo tagliavetro un po' più professionale. Che ragazzi è formidabile. Ha un serbatoio che mi permette, al momento in cui vado a effettuare il taglio, vedete, praticamente la testina si abbassa, guardate. Ok, nel momento in cui abbasso si apre il serbatoio e mi rilascia, vediamo se riesco a farvi vedere, e vi rilascia, ecco, vedete? Vi rilascia praticamente una linea di lubrificatore che ci permette di oliare il taglio, vedete? Ok, generalmente si usa il petrolio bianco oppure a volte quando non si ha il petrolio bianco si usa anche la nafta, il gasolio, che va benissimo. Tornando a noi, questo tagliavetro praticamente ha questa testina oscillante che praticamente ci permette di ci permette di, nel momento in cui andremo a effettuare il taglio in questo modo, se dovrebbe esserci un piccolo movimento della mano, praticamente viene assorbita dal serbatoio e questa testina rimane sempre qui vicino. Come vedete, ha questa forma squadrata, perfetta, che ci permette di accostarla vicino alla riga di taglio. Vedete? Inoltre ha questa forma qui, chiamiamola d'angolo, praticamente serve per permetterci di inclinare il diamante, il tagliavetro, facendoci lavorare comodamente, perché lavorando così è scomodo, però così lo si riesce a impugnare molto bene, vedete? Impugnandolo molto bene ci permette di fare tutta la corsa del taglio senza sbavature. Questo, come tutte le altre cose, il taglio va fatto secondo diciamo, la percorrenza, secondo la traiettoria libera della mano, del braccio, il movimento libero del braccio. Non bisogna metterci in posizioni complicate, eccetera. Adesso vi faccio vedere. Vediamo se riesco, mi metto un po' in obliquo, vediamo un po'. Allora, quando tagliamo il vetro, la pressione non deve essere troppo forte. E allo stesso tempo neanche troppo leggera. Un buon vetraio, col passare degli anni, riesce ad acquisire una tecnica più specifica proprio perché ad orecchio riesce a capire il momento in cui sta facendo l'incisione nel modo giusto. Come in questo caso, guardate, ragazzi. Vedete in questo verso? Adesso questa qua è una lastra da 5 mm. Come vedete, il taglio è lubrificato, non si vede. È uscito un ottimo taglio, basta fare questo movimento. Allora, guardate adesso un buon taglio com'è perfetto. Vedete com'è pulito il taglio? Ok, e poi tornando al discorso. Indipendentemente dall'uso, il vetro una volta tagliato, se è tagliato in questo modo può permetterci di fare diverse cose, ma nel momento in cui non è tagliato bene, capita che rimangono delle micro lesioni che a lungo andare potrebbe partire la tangente e quindi potrebbe partire lo spacco e rovinarci tutto, diciamo, il lavoro, diciamo così. Quindi spesso la vetreria ce lo mola dentro i macchinari, in questo modo, non so se riesco a farvi vedere, vedete? Smosso il lato destro, il lato sinistro, il centrale e in più lo lucida.
Il tagliavetro ci permette anche di fare tagli un po' più sagomati, tipo come in questo caso. Vedete? Il taglio è sempre bello brificato. Ed ecco qua. Taglio pulito, netto. Guardate qui, questo è il pezzo che ci è rimasto. Adesso faremo anche un'altra strisciolina. Questo perché sempre grazie al tipo di tagliavetro che ci dà un taglio lubrificato e la qualità della sua. Dei suoi materiali. Ecco qui. Ragazzi, questo è 5 mm il vetro. Guardate. Perché vi dico questo? Perché lavorare su un 3 mm, un 4 mm è molto semplice, potremmo farla anche con un tagliavetro economico da ferramenta. Un attimo, blocco un attimo. Il taglio sagomato del vetro può essere fatto fino ad un certo punto, non possiamo spingerci oltre. Ad esempio, cosa vuol dire? Che nel momento in cui il raggio della curva della sagoma diventa troppo stretto, lo spacco non riuscirà più a seguire praticamente la sua incisione, bensì a un certo punto andrà per fatti suoi. Come posso mostrarvelo? Ci penso subito. Allora, ecco qua. Allora, adesso cercherò di fare un angolo curvo. Cercherò di fare un angolo curvo, sperando che si rompa per farvi vedere, meno male, cosa può accadere. Allora, quindi facciamo così. Ecco qua, adesso abbiamo effettuato un'incisione di un angolo. Andiamo a vedere se si rompe. Ragazzi, ci è andata benissimo questa volta, guardate. Il taglio è venuto perfettamente, si è già inciso. Ragazzi, siamo stati sfortunati, ma questa curvatura è uscita perfetta. Adesso proviamo a farla ancora un po' più inclinata, ma ecco qua il pezzo che è avanzato senza che si è rotto il vetro. Guardate. Ecco, adesso posso spiegarvi qualcosa. Allora, questo è il taglio che abbiamo effettuato del vetro prima, un taglio dritto, che è uscito netto, preciso, perfetto. Adesso questo, siccome l'inclinatura del vetro era troppo angolata, se riuscite a vedere qui è uscito un baffo che è molto scomodo e qui pure sono uscite delle, vediamo se così riesco a mostrarvelo, provo a premere qui, no, non riesco, comunque è uscito molto inclinato questo pezzo, andrebbe lavorato, andrebbe, però vi ripeto è uscito perfettamente. Vediamo se riusciamo a fare quest'altro. Allora, se lo facciamo così, no, proviamo a dargli una forma più strana. Ho fatto un po' più angolato. Vedete? Vediamo un po'. Ragazzi, il problema, sapete qual è? Che io adesso, ormai avendoci dimestichezza, allora adesso in questo caso il taglio è partito fin qui. Adesso lo pulisco, guardate. Allora, il taglio è partito fin qui. L'incisione, appena ho iniziato a romperlo, vedete? È arrivato fin qui, ma è arrivato fin qui. Da qui non è avvenuto. Perché in questa curvatura non ce la fa a seguire diciamo, la traiettoria. Allora, generalmente si aiuta dando dei colpetti. Non so se è troppo fastidioso per voi, forse sì, che mi sono messo troppo vicino alla videocamera. Però ecco, per farvi capire bene o male come. Ecco qua. Allora, il taglio è più angolato, vedete come è uscito male questo taglio, tutto scheggiato?
Proprio per quel discorso che vi facevo, che il taglio più ha un raggio stretto, più è difficile seguire la sua curvatura. Guardate. Questo molto angolato, questo c'è un'angolatura più netta. Allora, queste qua ragazzi, sono tecniche che si acquisiscono solo col tempo. Io sono cresciuto nella fabbrica di acquari dei miei genitori e noi sin da piccolo, diciamo così, il vetro l'hanno tagliato in azienda. Io col tempo, maneggiando e vedendo un po' come faceva mio papà, ho imparato anch'io. Poi per necessità, giustamente, cosa accadeva? Siccome ancora non eravamo automatizzati per la produzione di acquari, cosa accadeva? Che tagliare il vetro bene ci permetteva di lavorarlo di meno. Tanto è vero che, ripeto, se io dovessi volare questo pezzo di vetro ci metterei pochissimo tempo. Ma nel momento in cui dovrei lavorare questo pezzo di vetro, fatto in questo modo, mi porterebbe via molto, ma molto tempo. Vedete?